La Lega Nord è il partito più anziano della Seconda Repubblica, cioè un partito che esprime un forte elemento di discontinuità, di rottura. Tutte le altre formazioni politiche cambiano continuamente identità, nome, simbolo. Se pensiamo che la socialdemocrazia tedesca festeggia 150 anni di vita, colpisce questo fenomeno. In Europa l'anzianità di un partito è un fattore di vitalità. In Italia invece il passato, la durata, la lunga durata, sono un qualcosa di da disprezzare. Ma questo è un problema, perché la durata di un partito significa la sua capacità di stare in una nazione interpretandone il destino, la storia, il progetto. La storia di un partito, la sua durata, è un elemento che ne fa l'interprete di un possibile progetto di cambiamento. Un partito senza storia è condannato alla mera cronaca. E la Seconda Repubblica appare un cimitero di aborti di partito. L'Italia in questi ultimi 20 anni ha inventato un qualcosa che in Europa nessuno conosce, il partito personale, cioè il partito che ha il nome del leader sul simbolo e sulla scheda, da destra a sinistra. Quasi tutti hanno cercato l'avventura della personalizzazione. E di questi partiti personali non rimane più traccia. Nei primi anni 90 Segni, Patto Segni, poi la lista Dini, la lista Mastella, poi Di Pietro, il magistrato palermitano ultimo, Ingroia. Quindi di questi partiti personali non è giustamente rimasto nulla, perché il partito personale è un mostro dal punto di vista politico. Un partito o è storia, memoria, tradizione, capacità di interpretare il tempo, oppure è un castelluccio di carta destinato a scomparire. E in questi 20 anni sono troppi castellucci di carta travolti come cose insignificanti. Dicevo, anche la sinistra ha cercato questa